Fascino e prestazioni sono i due punti di forza della Ferrari 488 Spider. L'aerodinamica deriva dalla ricerca in Formula 1. Sotto il vestito ha invece un telaio in alluminio. Il motore biturbo è un sistema che varia in modo istantaneo la risposta delle sospensioni. È nata per correre veloce, ma anche nella guida di tutti i giorni è possibile apprezzare le qualità di questa vettura. Ferrari 488 Spider è l'ultima nata del cavallino rampante, ma bastano meno di 13 secondi per trasformarla in una vera coupé. Le forme derivano dalla ricerca Ferrari in Formula 1. L'aerodinamica attiva lavora i flussi d'aria per dare il massimo bilanciamento alla vettura, con il doppio spoiler anteriore, il fondo piatto e il posteriore. Tutto questo genera un carico aerodinamico come nella versione coupé. La filosofia Ferrari è quella di racchiudere tutti i controlli della vettura nel volante, ma la sorpresa è nella plancia, con il contagiri analogico insieme al cruscotto con inserti in pelle e carbonio. È nata per correre veloce, in pista, ma una Spider è fatta soprattutto per il piacere di guida. Tra le salite e i tornanti più stretti, il telaio della 488 Spider risponde con inserimenti precisi, insieme alle sospensioni di tipo magneto-oreologiche, che variano in modo istantaneo la risposta delle sospensioni, in base allo stile di guida. Protagonista assoluto è il motore V8 biturbo centrale da 3,9 litri con trazione posteriore e 670 cavalli. Accelera da 0 a 100 km orari in 3 secondi per una velocità massima di 325 km orari. Il cambio, dolce e rapido nei passaggi di marcia, è a doppia frizione con palette al volante. Tutto questo unito al peso complessivo a secco dell'intera vettura di 1370 kg. Sul motore i tecnici di Maranello sono riusciti a mantenere la spinta di un aspirato, ma senza il caratteristico ritardo del turbo, una soluzione che incrementa le prestazioni e riduce anche le emissioni. Il risultato è una risposta sempre progressiva, che si apprezza soprattutto in uscita di curva o nei percorsi dove serve parzializzare l'accelerazione, in listino a 210.000 euro.